Eder. Mac. Pallister. L'omicidio di Pierina Paganelli, ex infermiera in pensione di 78 anni, trovata assassinata a coltellate nel suo garage il 3 ottobre, continua a rimanere un mistero dopo oltre 7 mesi. I suoi figli, Giuliano, Chiara e Giacomo Saponi, esprimono fiducia verso gli inquirenti, sperando in una svolta investigativa imminente. Le indagini si sono focalizzate su pochi sospetti, inclusi la nuora della vittima, Manuela Bianchi, e suo fratello Loris, oltre ai vicini Luis da Silva e Valeria Bartolucci. Di recente, i difensori di Manuela hanno proposto una nuova pista investigativa, suggerendo la ricerca di un quinto uomo e la raccolta di campioni DNA da tutti i residenti del condominio di Via del Ciclamino, in una maniera che ricorda il caso di Yara Gambirasio. Questa proposta ha causato malcontento e stupore tra i condomini, che si chiedono perché dovrebbero essere coinvolti direttamente nelle indagini, sostenendo la loro estraneità al tragico destino di Pierina. Le questioni interne alla comunità dei Testimoni di Geova, di cui facevano parte sia la vittima che alcuni dei sospettati, aggiungono ulteriori complicazioni al caso. In parallelo, rimane irrisolto anche il mistero dell'incidente che ha coinvolto Giuliano Saponi, figlio maggiore di Pierina, investito da un veicolo in fuga un anno prima, lasciando aperte numerose domande sulla possibile connessione tra i due eventi. I residenti di Via del Ciclamino, colpiti dalla richiesta di sottoporsi al test del DNA, esprimono il loro disappunto. Si sentono estranei alla vicenda e critici verso l'attuale direzione delle indagini. La comunità rimane in attesa di risposte concrete sulla morte di Pierina e sull'incidente che ha coinvolto suo figlio, sperando che la verità emerga presto. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale!